Qualcuno ha detto che la vita può essere capita solo andando indietro, cioè guardando il nostro passato, ma fondamentalmente deve essere vissuta andando in avanti. Questo è molto scontato, molto ovvio, come tante frasi simili a quella che vi ho appena citato, che ci hanno detto nella nostra vita, abbiamo ricevuto, abbiamo letto su un libro. Però poi quando andiamo a vedere anche le cose più scontate, metterle in pratica diventa un pochino difficile. Andare avanti? Ma come? In che modo? Cioè, a me non ha insegnato nessuno ad andare avanti in un modo piuttosto che in un altro. Ho dovuto imparare io, strada facendo. Ora, immagina questa scena. Un ragazzo ha davanti a sé due donne. Una è la donna dei suoi sogni, la donna che ha desiderato per anni, la donna caratterialmente perfetta, fisicamente la sua donna ideale, proprio quella che immaginava. Dall'altra parte ha una donna con cui non andrebbe mai. Una donna che caratterialmente è proprio il suo opposto, una donna che fisicamente non gli piace. Secondo te, se tutte e due queste donne acconsentono, quest'uomo con quale andrebbe o con quale dovrebbe andare? Beh, sicuramente la risposta ovvia anche qui è con quella che è di suo gradimento, giusto? Però purtroppo non accade sempre così. Esiste un principio in fisica che viene chiamato terzo principio della dinamica. Ad ogni azione c'è una reazione, ovvero se noi mettiamo le nostre mani su un muro e spingiamo, più spingiamo e più il muro sembrerà spingere verso di noi. E questo principio anche ha una sua logica ed è molto scontato se ci pensi. Però poi nella vita ci troviamo molto spesso a non agire, e è quello che è capitato a me per tantissimi anni. Nella mia adolescenza, soprattutto quando sono arrivato alla scuola media e quindi ho avuto il passaggio elementari medie, e da lì, cambiando anche quartiere, mi sono voluto ripresentare con una nuova veste. Io, ragazzo introverso, timido, provavo a farmi vedere come l'esatto contrario, perché mi sembrava quella un'immagine di un ragazzo più figo da vedere. Beh, avevo una ragazza che mi piaceva tantissimo e, come tanti, purtroppo, non riuscivo a dimostrare a questa ragazza il mio amore verso di lei, e la vedevo passare e dicevo: ok, adesso le dico qualcosa, e non partivo. La rivedevo: ok, domani a scuola, appena arrivo, crea un momento alla ricreazione, le dico qualcosa, e poi la rivedevo passare e non dicevo nulla. E questo è andato avanti per mesi e poi per anni, e non è accaduto solo con questa ragazza, è accaduto anche con le opportunità lavorative, perché molte mi spaventavano, allora dovevo prendere il treno al volo, e il treno lo lasciavo passare, vedevo che passava un treno, ne passava un altro. Questo mi capitava con le amicizie, perché avevo paura di soffrire, avevo paura di essere tradito. Di nuovo qualche ragazza, andando avanti con l'età. E poi anche esperienze come viaggi, nuove conoscenze, nuove culture. Ho sempre avuto paura, ad esempio, anche di parlare in pubblico. Io ho vissuto con la convinzione che io non dovessi disturbare. Io non devo disturbare, devo passare inosservato, così non rischio di sbagliare. La paura era davvero forte, ed è questa sensazione di paura che tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo vissuto. La sensazione che c'è proprio prima del momento in cui dobbiamo agire. È una sensazione mista a paura, indecisione e anche proiezione negativa di quello che potrebbe accadere. E quando siamo proprio immersi in questo dialogo interno che ci dice: no, fermo, farai una cavolata, no, non lo fare, no, i rischi potrebbero essere questi, potresti morire, potrebbe crollare tutto, poi ne parleranno i tuoi amici, ti prenderanno in giro, inizia ad andare velocissimo il cervello, che a volte invece va lentissimo solo quando vuole lui, e in quei momenti invece è bravissimo a metterti un'ansia addosso incredibile che ti paralizza. A me, ad esempio, mi gelava le mani congelate. Se mi davi la mano in quei momenti di tensione, io ero un blocco di ghiaccio e non riuscivo ad agire, cioè rimanevo fermo e vedevo appunto questa ragazza che poi se l'è portata via uno dei miei migliori amici e tutte le altre cose che erano tutte opportunità che poi mi rendevo conto dopo essere svanite nel nulla. E poi ci troviamo a dire frasi come: se tornassi indietro farei così, se avessi avuto il coraggio quel giorno. O una delle più gettonate: sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello. Io questa frase me la sono ripetuta troppe volte, talmente tante volte che dopo un po' ho deciso di iniziare ad odiarla così tanto da trovare un modo per creare dei cambiamenti. C'è una frase bellissima che dice: osare perdere momentaneamente la propria strada.
Non osare è perdere se stessi. Ed è proprio quello che capitava a me. Non osando stavo perdendo me stesso, perché non stavo dando valore alla persona più importante che c'era in quel momento. Stavo dando più spazio a delle paure, che molto spesso erano illusorie, finte, fittizie, create dalla mia mente, cose che immaginavo che poi non sono mai accadute realmente. Quindi osare significa agire. E agire prima di ragionare, perché se iniziamo a ragionare diventa un problema. Mi trovavo a Bali con un gruppo di studenti che frequentano i miei percorsi avanzati, e in questi viaggi ovviamente li porto a fare delle sfide. Andammo a fare questo trekking, un'escursione a Sideman, un posto meraviglioso in mezzo alle risaie verdi famosissime di Bali. E questo trekking durava 4 ore, eravamo circa a metà, e ad un certo punto, la giornata era bellissima, vediamo da lontano una serie di nuvole veramente incavolate, nere, ma proprio nere fitte, che si avvicinano verso di noi. La guida, ovviamente, che ci stava accompagnando in questo trekking, ci dice: quelle lì sono nuvole cattive, perché in questi paesi tropicali, come sapete, cambia il meteo in modo veramente repentino. E ci dice: guarda che quelle nuvole stanno arrivando da noi, quindi probabilmente prenderemo un bell'acquazzone, anche perché in quei paesi quando inizia a piovere, piove davvero e piove per tante ore. Vedo nel gruppo, eravamo una ventina di persone, vedo nelle facce delle persone il terrore. Oddio, come faremo? Ho lo zaino, il cellulare, inizia a preoccuparti perché hai tutte le tue cose addosso. Non vuoi bagnarti. Bagnarti nel bel mezzo di un trekking dove potrebbe anche iniziare a fare freddino, perché comunque non era piena estate, quindi potevi anche sentire il brividino. Inizia un po' a terrorizzarti l'idea. Ad un certo punto, più le nuvole si avvicinavano, più vedevamo la pioggia cadere che si avvicinava, più ci avvicinavamo ad un fiume. Ad un certo punto arriviamo tutti a ridosso di questo fiume, la guida ci guarda e ci dice: dobbiamo attraversarlo. E io chiedo alla guida: ma dobbiamo attraversarlo a piedi? Cioè dobbiamo immergerci nell'acqua ed attraversare il fiume? Dice: sì, al massimo arriverà la vita. Quindi togliete i cellulari dalle tasche e attraversiamo il fiume. E dico: dobbiamo tenere le scarpe? Sì, assolutamente, tenete le scarpe. Dico: ok, perfetto. Mi giro e dico: ragazzi, dobbiamo attraversare il fiume. I ragazzi: come? Io: sì, dobbiamo attraversare il fiume. Sarà una figata. Vedete, la guida è già entrata. Entriamo tutti in acqua e si crea, quando fai qualcosa che va un po' fuori dagli schemi, quell'energia particolare che è il contrario della sensazione di cui vi parlavo prima, quella sensazione mista a paura e indecisione, quella sensazione dove sei tu che stai decidendo di fare qualcosa di folle e lo stai facendo, cioè stai immergendo i tuoi piedi con tutte le scarpe e i calzini all'interno di un fiume nel ben mezzo di un trekking a Bali. Si è creata un'energia, wow, gente che urlava con i bastoni in mano, che si schizzavano l'acqua. Nel giro di 30 secondi il morale, l'entusiasmo, lo stato d'animo del gruppo è totalmente cambiato. Abbiamo attraversato il fiume, abbiamo continuato il trekking, è arrivata la pioggia e non ci eravamo dimenticati della pioggia, ma quando è arrivata la pioggia a quel punto noi eravamo altre persone, perché noi avevamo agito ancor prima di subire. Quindi osare significa agire prima di ragionare, agire prima di pensare a tutte le conseguenze negative. Questo non sto dicendo che dobbiamo essere inconsapevoli di quello che facciamo, è ovvio che dobbiamo pensare anche ad una strategia per non rischiare la vita, in alcuni casi, e quello la nostra amigdala è bravissima a fare questo, a svolgere questo compito. Dobbiamo però buttarci, perché altrimenti se pensiamo troppo o diventiamo maniaci di perfezionismo o rimaniamo imbambolati e la vita ci passa davanti, e purtroppo almeno quella che ricordiamo è una sola, poi chi crede alla reincarnazione va bene, ma è una sola e dobbiamo godercela. Quindi da questa lezione ho imparato che ci sono delle modalità in cui siamo noi a scegliere, delle modalità in cui è la vita a scegliere. E lo facciamo, questa scelta, attraverso 3 zone di cambiamento. La prima zona di cambiamento è una zona di sicurezza, ovvero dove noi aspettiamo che sia la vita a decidere per noi. Quindi abbiamo paura di lasciare il vecchio, anche se è un lavoro che non ci piace, una relazione distruttiva o qualsiasi altra cosa, preferiamo rimanere in quella che gli americani chiamano la zona di comfort. Però, come dico sempre, questa è stata un'idea che ho avuto ad un certo punto, perché leggendo tutti questi libri di crescita personale tutti ripetevano questa storia della zona di comfort. Ad un certo punto io sulla mia pelle ho scoperto che la zona di comfort non esiste, perché più provavo a rimanere nella mia zona di comfort più mi rendevo conto che la vita, anche se tu non vuoi, anche se tu vorresti rimanere al sicuro, ti butta fuori dalla tua zona comfort. Quindi
A questo punto ho detto, ok, se comunque la vita mi butta fuori, allora forse devo essere io ad andare fuori dalla mia zona comfort. Anche perché in questa leva di zona di cambiamento, che è la sicurezza, la leva al cambiamento è il dolore. Ovvero, noi decidiamo di cambiare quando proviamo tanto dolore, quindi quando inizia anche un periodo di sofferenza. La solita gocciolina che fa traboccare il vaso. Però ho scoperto anche che non dobbiamo arrivare a questo punto, ok? Io, in diverse situazioni della mia vita, sono dovuto arrivare a questo punto, cioè sono dovuto arrivare all'estremo per riuscire a prendere una decisione, perché non avevo ancora queste consapevolezze. Poi c'è una seconda zona di cambiamento, che è una zona di necessità, ovvero cambiamo per necessità. E quindi valuto la mia vita, le aree importanti della mia vita, e capisco, attraverso uno studio, anche di coaching se vogliamo, dove valuto area per area le cose che devo migliorare, le cose che devo correggere, decido dove voglio potenziare, quindi prendo delle decisioni e poi compio delle azioni in tale direzione. Questa è una leva al cambiamento molto più efficace, perché è una leva al cambiamento che parte da un bisogno, quindi ho bisogno di crearmi questa nuova competenza, allora mi butto io nello scomfort e cambio, e quindi è un cambiamento che parte da noi. Siamo noi che entriamo nel fiume e non è la pioggia che arriva e ci manda totalmente in crisi. La terza zona di cambiamento è una zona ancora più elevata, che parte dall'intuizione. Quindi accedi al potere dell'universo, capisci da te, ascoltando il tuo cuore, ascoltando la tua anima, cosa è giusto, cosa è sbagliato. E quindi riesci a generare anche benessere nel mondo. Infatti la leva al cambiamento qui è contributo, cioè voglio contribuire al benessere del mondo, quindi faccio cose che mi portano fuori dalla mia zona comfort per lasciare un segno. Anche perché se noi non usciamo fuori dalla nostra zona di comfort, non aggiungiamo valore alla vita degli altri, non aggiungiamo valore all'universo, e quindi perché viviamo? Ricordiamoci che tutto ciò che esiste in natura è destinato ad evolvere, è destinato a crescere, ciò che non cresce perisce, quindi muore, quindi scompare. E allora, se l'unico modo per crescere è andare fuori dalla zona comfort, bisogna andare fuori controllo. E infatti ad un certo punto ho capito che per crescere, per evolvere, dovevo proprio fare questo, andare fuori controllo, cioè crearmi delle abitudini che mi portassero fuori dal mio controllo, quindi dalle cose che potessi controllare. E avevo bisogno di farlo il più spesso possibile. Tanti anni fa avevo iniziato a studiare il benessere, tutte le strategie che potessero migliorare la salute del mio corpo, soprattutto quella di mio padre, perché stava male, aveva avuto un infarto, gli avevano dato 2 anni di vita, e scoprì la doccia fredda, i benefici dell'acqua fredda, quindi anche della crioterapia. Provai questa doccia fredda, fu terribile, cioè girare la manopola sul freddo in pieno inverno è veramente terrificante, però sentì nel mio corpo e soprattutto nella mia mente una reazione positiva. Ho detto, io sono andato fuori controllo in questo momento, cioè ho fatto qualcosa che nessuno farebbe. Ti stai facendo una bella doccia calda, boom, giri la manopola, freddo, wow, che sensazione, ho fatto 10 secondi, ho urlato alla fine, mi sono sentito un guerriero, quindi un guerriero nella doccia di casa, wow, posso sfidarmi ogni giorno. Ho iniziato a fare questa doccia fredda, da 30 secondi sono passato ad un minuto e mezzo, 2 minuti, 10 minuti di doccia fredda, poi ho iniziato a scalare montagne, fare kitesurf, insomma tante cose, corso maratona, che potessero stimolarmi ad andare fuori controllo. Ho viaggiato nel mondo, ho iniziato a parlare in pubblico, io mi vergognavo anche a parlare davanti a 3 persone, e questa è diventata una mia filosofia di vita, andare fuori controllo e portare fuori controllo anche gli altri, ad esempio i miei clienti, perché so che se ci alleniamo ad andare fuori controllo, poi quando la vita ci manderà fuori controllo, perché accadrà, noi sapremo gestire in modo molto più efficace quelle dinamiche. Ci sono tante cose che ci possono tenere fermi. Il problema che abbiamo in molti, purtroppo, e che avevo io molto radicato dentro di me, è il controllo. Questo bisogno di controllare tutto e tutti, il partner, il lavoro, e quindi il rischio di sbagliare sostanzialmente, il rischio di essere giudicati. E per fare questo, appunto, non viviamo la nostra vita, ed è un peccato. Mi trovavo, racconto questa cosa e poi chiudo, perché ovviamente vedo che il tempo è già finito. Mi trovavo a Rieti, ero andato ad un battesimo di un parente e vado a trovare mia nonna, che purtroppo da un po' di anni è a casa sulla sedia a rotelle, non può più camminare, non ci vede bene, non ci sente bene, insomma ha 93 anni, quindi come tutti gli anziani è arrivata a questo livello di salute. Insomma, vado da mia nonna a trovarla e come al solito quando le chiedo, nonna come stai? Qui a casa è difficile, sono sola, nessuno mi viene a trovare, meno male che sei passato. Allora le dico, nonna, ma se ci fosse una cosa, se fosse un genio della lampada che potesse esaudire un tuo desiderio, se ci fosse una cosa che tu volessi fare,
cosa vorresti fare? Qual è un sogno nel cassetto? Insomma, inizia a dire voglio tornare a cucinare gli gnocchi o cose irrealizzabili. Allora le dissi nonna, una cosa che si può fare. Dice voglio venire a trovare te a Malta, perché io vivo a Malta. E dico veramente nonna, figata. Fa, sì, sì, voglio venire a trovare a te a Malta. Probabilmente lei pensava che io la prendessi un po' così sullo scherzo. Nel giro di 5 minuti io avevo già comprato il biglietto per lei, per mia madre, per mia cugina che è arrivata poco dopo, e per mia zia. E allora lì mia nonna ha iniziato a dire, ops, questo qui l'ha fatto davvero, l'ho mandata fuori controllo. E ad un certo punto, il giorno dopo, io sono andato via nell'entusiasmo, mi dico andiamo tutti a Malta, che figata. Il giorno dopo mi chiama mia zia, e c'era lì con lei mia nonna, e mi dice, Dani, c'è tua nonna che deve dirti una cosa importante, te la passo. Mia nonna mi fa, Dani, ho paura, perché ho pensato adesso che devo prendere l'aereo, io non ho mai preso l'aereo nella mia vita. Faccio, nonna, vabbè, ma sarà una figata, dai, pensa che stai venendo a Malta, poi non succede niente, ci saranno gli steward che si prenderanno cura di te, cioè, queste cose vengono fatte quotidianamente, per loro sono normali. Ma io ho paura. Allora, l'ho ascoltata un po' nelle sue paure, ne sono stato vicino, a un certo punto mi dice, Dani, io voglio andare fuori controllo, ho capito. Se devo morire, tanto ormai sono arrivata vicino alla fine, se devo morire, preferisco farlo sull'aereo mentre vengo a trovare te a Malta. Ecco, mia nonna quel giorno mi ha dato una grandissima lezione che avrei voluto imparare tanti anni prima, però poi alla fine tutte le rinunce che ho dovuto fare nella mia vita mi sono tornate con gli interessi dal momento che ho capito, perché non è mai troppo tardi per prendere in mano la propria vita. Allora, non bisogna aver tanto paura di morire, ma piuttosto di vivere davvero. Questo è diventato un mio mantra, andare fuori controllo, vivere davvero ogni giorno della mia vita. E così oggi ho realizzato la vita dei miei sogni, aiuto tante persone a fare altrettanto. Grazie.